Bentornati sul canale, benvenuti nel tempo di un blink. Mi fa piacere che comunque quando succedono queste robe, che c'è l'inizio della nuova season, succedono sempre robe strambe. Per esempio ieri è stato leakato gli Oda che usciranno giovedì. Però tralasciamo tutte queste forme di protesta che alla fin fine hanno fatto sì che tutti voi possiate vedere gli Oda in anticipo, che è una cosa che alla fin fine cambia relativamente poco, perché è pur sempre vero che fanno come gli pare. Quindi concentriamoci oggi su Blink, sulla carta nuova e sul pass, raga. Guarda, che bello sto pass. Questo pass posso dire che è uno dei pass che esteticamente mi piace di più, come per esempio le variant. Le variant sono spettacolari, come per esempio la Psylocke, c'è l'emote, c'è... Dov'è Sabretooth? Il mio uomo che è fenomenale, raga. Guardate quanto è bella sta variant. E questa settimana non ho tutte né Magic né Storm all'interno dei vostri mazzi. Perché è pur vero che è uscita Nocturne come carta primaria di questa season. Nocturne è bellissima carta. Io ancora voglio risparmiarmi le chiavi. C'ho 4000 token. Adesso vediamo. Dovrebbe uscire un bundle della Jane Foster, così che me la raffo e prendo Nocturne. Così che le mie chiavette me le tengo per altre spot. Perché si prospetta un bel mese di spot. Dai, sono carine le spot di questo mese. E prima di farvi vedere il mazzettino con cui andremo a utilizzare la nuovissima carta Blink, vi ricordo che ci saranno i drop questa sera, ragazzi. Sono inizia di ieri, mi raccomando, collegate l'account di Marvel Snap con l'account di Twitch. Ci saranno ovviamente dei boost come 2 ore, ci saranno ovviamente 350 crediti come 4 ore, ma le 6 ore, inaspettativamente, con la collab di X-Men 97, ci saranno le variant di Sinistro e di Peach, che sono molto carine, apprezzo quando fanno ste robe con le collab con la Marvel, perché è giusto che sia così. Mazzettino di oggi, raga, è tornata era! Allora, piccola premessa, so benissimo che molte di voi la usano, so benissimo che altrettanti di voi la odiano come il sottoscritto, perché è un qualcosa che va aggiustato secondo me era. Però vi posso dire che io ho provato questo mazzo qui, che alla fine, se vogliamo, è un ramp di Ela. Con Blink, che è la carta nuova, Blink in poche parole che fa? Scambia l'ultima carta che hai giocato con una carta del tuo mazzo al costo più alto. Quindi non vi prende per forza la carta a costo 6. L'abbiamo provata ieri anche in un Thanos. Nel Thanos, secondo me, non è tanto impattante. Cioè, dipende dalle situazioni. Perché ho utilizzato Blink di turno 5 e con la mia gemmetta mi ha fatto apparire Opsummer. Quindi potete ben capire che è relativamente inutile in quelle situazioni lì. È pur vero che alla fin fine questo, il mazzo con tutte le carte forti, guardate quante carte a costo 6 che ci sono all'interno del mazzo, è pur vero che questo rimane, secondo me, la prima scelta di Blink, no? Perché alla fin fine tu, con Blink, cosa vuoi fare? Vuoi andare a giocarti su Electro, vuoi andare a giocartela su Corvus, magari su Wave, e puoi fare relativamente tante belle cose. E forse questo mazzo è quello che mi piace relativamente di più se dovessi scegliere tutti quelli di Ela, perché alla fin fine si avvale solamente di Corvus, quindi Corvus va a scartare solamente 2 carte, di cui una volta può esserci anche la in mezzo. È vero che relativamente secondo me la combo più forte di questo mazzo è Corvus e la Odino nello stesso location, ok? Perché rende le cose relativamente molto più semplici. Però se ci pensate, con solamente una carta che scarta 2 carte, ok? Secondo voi, è la che fa resuscitare solamente 2 carte, non sarebbe forse più bilanciata rispetto a che ti fa prendere tutte le carte del mazzo, tipo? Diciamo che più che altro è per capire le potenzialità di questa Blink, perché non è malaccia, è ambigua, l'ho detto anche ieri in live, è ambigua questa carta, perché alla fine ti può andare bene in determinate circostanze, ma ti può andare anche relativamente male, perché se tu usi Blink su una carta di costo molto basso, come per esempio 1, come per esempio 2, non è detto che ti prende quella carta di cui tu hai bisogno, quella carta di cui tu hai... Perfetto. Vabbè, non è successo nulla, andiamo avanti, anche perché siamo inizio season, quindi non avete idea di ieri di quanti bot ho trovato, grazie. Vabbè, relativamente non ci interessa questa cosa. Spero che tu non sia un bot. Ah, hanno rimesso la cosa di Untappd che compare tirato all'avversario il bot, capito? Sì. Vabbè, sai che questa cosa mi va molto comodo, così che io posso fare Corvus adesso subito? Medusa? Ok, non è la tua carta. Corvus! È tornato Corvus, è tornata Ela e siamo tutti più contenti. Magic, ecco, vedi, un altro che gioca Magic all'interno di questi giorni. Cioè, a me è capitato, ragazzi, con Nocturne, di capitarla contro. Ok, va bene. E di farmi un change location, perché Nocturne alla fine si sposta in quella location in cui lei si sposta, ti change la location, ti change, esatto. Sai che alla fin fine io farei anche il co, sai che alla fin fine io farei anche il co, cioè guarda quante robe scartiamo, debris, nebula e via. Ah, ok, mi dai era?
No, non mi dai era. Va bene, ho capito. E Red Hulk a questo punto. Facciamo Red Hulk. Io penso che lui vada a riempire. Esatto. Vada a riempire tutto. White Widow, va bene. È bello, bello il junk. Bello il junk. Possiamo dire che adesso abbiamo le mani legate. Abbiamo le mani legate perché? Perché abbiamo leader. Non è che abbiamo leader, è che alla fin fine io prendendo Ela, ma Ela ormai mi sa che non la becco. Quindi leader. Fammi vedere. Ah, vabbè. A sto punto Doom. A sto punto Doom è la claccia. Oppure Odino sul leader. Oh, La voglio clacciare così. Odino sul leader. No, vabbè. Ma mi sa che non vinco ugualmente. Ma è perché lui fa 7 su 7. Non... Oddio, no, vinco, il cazzo. Vinco. Si pareggia e si vince per differenza. Quando vi trovate contro Ela, o c'avete Ela, vince chi ce l'ha più grosso fondamentalmente. E attenzione a quegli Shang maledetti, no? Bene, Jeff. Doppio Jeff, comunque molto bene. Due squali, it's meglio che one. Isola dei mostri, va bene così? Jeff, vai, Ela, ok. Ma relativamente, io fino a che ho provato sto mazzo, perché l'ho provato relativamente poco, si può dire. Di nuovo. Alla fin fine ho fatto poche volte Ela, raga, sapete? E questa è la cosa che alla fin fine mi fa giocare questo mazzo, perché gioco Ela relativamente poco. Electro. Diciamo che Electro va a fa... Bello, però potevo farlo sulla testata, potevo farlo sulla testata. Electro va fatta come va fatta Wave, come va fatto Corvus al turno 3. Però diciamo che io darei priorità a Corvus, se ci avete tutte e tre le carte in mano. Poi, in secondo luogo darei priorità a Electro, e in terzo luogo darei priorità a Wave. Wave sarebbe la terza scelta, comunque, del terzo turno. Sandman? Sì, vorrei fare Sandman. Vorrei fare Sandman. Un'altra testata. Vabbè, frate. Molto bella. Posso dire molto bella. Corvus, oddio Corvus. Potrei anche pensare di farlo Corvus. Ma il problema qual è di Corvus? Il problema è che perché dovrei fare Corvus? Perché se mi prendete relativamente io ho finito di giocare. Quindi lui avrà Shang, no? Red Hulk. Red Hulk poi va da 7 di turno. Quindi io posso giocare Jeff più carta 6. Visto che c'è Titano. Hai capito tu pure sera gioca. Bello Magneto però. Ecco. Chi non lo sapesse, raga, se Magneto sposta la testata che ancora non ha relativamente usato l'effetto, la testata distrugge Magneto. Sì, esatto. Quindi, tu che cosa fai? Tu fai così. E tu fai Ah, devo giocarlo per forza come seconda scelta. Ovviamente. E questo è fantacalcio. Vediamo se basta. Ma non penso che basti, perché lui a destra farà Shang e al centro vince. Ah, al centro vince. Relativamente poco da fare. Al centro vince il ragazzo. Ecco. A meno che... Ma come Lizard? Ma come Silver Surfer? Ma sai che così l'apprezzo di più? Ma sai che così lo apprezzo di più sta roba? Che perché Lizard? Perché White Widow? Perché c'è sto Silver Surfer particolare? Lo apprezzo, frate, grazie dei 4 cubi. Immaginatevi che prendeva giusto la testata mutante negasonica ancora attiva che mi distruggeva Magneto. Questa era roba strana che secondo me non ha senso. Questo è un bot, quindi bot, snap. Andiamo relativamente spediti contro sti maledetti bot. Che all'inizio si sa, ragazzi, non so voi, ma io ne incontro veramente a bizzeffe. È giusto così. Io sono d'accordo che me li mette inizio season, poi se me li incontro anche a Infinite ti posso dire, ma perché sta roba? Allora, gioco Corvus sulle mule, tanto noi la roccia ce la prendiamo in egual modo, ok? Poi,
Blink non la possiamo giocare. Io vorrei giocare Blink comunque. Ok, perfetto, ce l'abbiamo. Facciamo Electro, facciamo Blink. Subito. Snappettino l'abbiamo fatto. Vabbè, vai. Via, 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 via. Wave. Bella wave, eh. Molto bella wave. Queste sono le situazioni che non dovrebbero succedere. Però ti posso dire, siccome tu sei un bot, io alla fin fine non dovrei avere problemi. Gigante. Ok, guarda. Dammi... non Doom, frate, ma non Doom. Non Doom. Cioè, guarda, io non riesco a batterlo qui. Non riesco a batterlo, guarda. Vabbè, penso che con Doom l'abbiamo glacciata mezzo. Scusami. Chiedo. Chiedo. Non c'è niente da fare, ragazzi. Avete visto anche lì che non la toccheranno. Ma proprio non... cioè, non è possibile che non toccano una carta che relativamente ha un win rate così elevato, secondo me. Indipendentemente da quanto sia forte o scarsa. Però alla fin fine lamentarsi non serve relativamente a nulla. Quindi usiamola questi due game quanto per provare Blink. E poi la releghiamo nel suo antro a non usarla più, perché non mi piace relativamente la raga. E c'è poco da fare. Anzi, ve l'ho detto, io questo mazzo è quello che prediligo di più. Perché alla fin fine, secondo me, era con due carte che resuscita invece di 44-5000. In qualche modo è più bilanciata. Adesso Blink. Finalmente abbiamo... quanto abbiamo dovuto aspettare? Blink! Eccola qua. Capito? Già con una carta a 3 o 4, Blink è assicurato. Non dico è assicurato, ma è quasi certo che prende la carta a 6. Poi in questo caso che di carta a 5 ne abbiamo relativamente 2, ovvero Blink e Sandman che ce l'avevamo in mano, potete ben capire che alla fin fine l'abbiamo clacciata. E... che faccio? Questo è... che può essere lui? Perché Destroyer? Destroyer gliel'ha dato Valentina. Ok, ciao. Facciamoci l'ultimo game. Baby Hip. Bello. Completato un album di The Nip. Sì, hanno messo un altro ennesimo album di The Nip, che relativamente c'ho sempre una di carta di album. E alla fin fine io di The Nip ne ho tipo 50. Questi sono altri dettagli. Red Hulk, molto bene. Che subito si buffa, tra l'altro, perché non mi darà mai Jeff. Vabbè, follia. Non gli voglio fare aumentare Red Hulk. Dai, raga, ma è follia distretto X. Ecco, vedi, forse questo... raga, distretto X più trono spaziale. Dice, quello che mi vedo perché sto utilizzando il mazzo con Ela. C'è ragione, gioco, c'è ragione. Cagliera, lui Red Hulk si buffa e via. Dici tu Corvus utilizzi Forge e Rino. Ah, abbiamo lo stesso mazzo, quindi alla fin fine, cioè, capito? Però lui vince tutto uno spaziale, questo è il punto. Doppio Corvus. Doppio Corvus è follia. Doppio Corvus è follia, ma devo fare Doom. E poi vediamo di gestirla con Magneto, che te devo dire. E io ho bisogno di questo. Vediamo. Che mi butti lì? Vabbè. Raga, io penso che per questo video abbiamo dato. Cioè, con questo trittico di location penso che abbiamo dato, guardate. Abbiamo dato. E mi fa piacere che Blink alla fin fine l'abbiamo utilizzata sì e no una volta. Mi fa molto piacere questa roba. Quindi potete ben capire che alla fin fine in un'era non è che va a potenziarlo. Ma diciamo che con tutti i mazzi che ci sono presenti con Blink, questo secondo me è quello più lineare rispetto all'effetto che si vuole ottenere con l'ennesima carta, ecco. Fatemi sapere cosa ne pensate della carta. E se pure voi siete passati al lato oscuro di giocare, bella lì.